Il porno attore intervistato a distanza a domenicalive.in collegamento dalla loro casa di Budapest. Ieri pomeriggio Rocco Siffredi ha spiegato a Barbara D'Urso il motivo per il quale è stato ricoverato in ospedale. Durante la conversazione a Domenica Live, ovviamente non sono mancati i doppi sensi e gli argomenti piccanti. Ma andiamo a vedere cosa ha dichiarato il popolare pornodivo italiano. Rocco Siffredi svela a Barbara il motivo per il quale si è operato. Dalla loro abitazione, Rocco Siffredi e l'inseparabile moglie Rosza ha detto per quale motivo si è operato alla spalla. Nessun intervento invasivo, mi sono operato alla spalla sinistra. È il secondo intervento del genere, ho già una placca d'acciaio alla spalla destra, e ho dovuto completare il lavoro. Sto diventando un uomo bionico, virgola, punto, ha scherzato l'attore porno che oggi ha 54 anni. A quel punto è intervenuta anche la consorte rivelando a Barbara D'Urso che i chirurghi gli hanno messo una protesi. Da questa frase in poi sono partite una serie di battute e doppi sensi che hanno creato imbarazzo a lei di Cologno. No, hai usato il termine che volevo evitare. Adesso diranno: allora è vero che Rocco ha la protesi, adesso ne ha tre? Invece sono due. Barbara D'Urso imbarazzata per le battute di Siffredi. Al siparietto tra Rocco e Barbara non è terminato lì. Infatti il pornodivo ha raccontato alla conduttrice che ogni volta che passa al metal detector suona sempre, ma non per le protesi alle spalle, ma per lì sotto. Inoltre ha svelato che deve recarsi in una stanza e abbassarsi le mutande per far vedere che è tutto a posto. Io gliel'ho detto: c'è qualcosa che non mi convince, possibile che suona sempre lì? Ha scherzato Siffredi. Ma l'intervista a distanza della D'Urso a Rocco si è conclusa nel segno del trash. Sembra un gioco, ma è veramente imbarazzante. Per me non è un problema farvelo vedere, ma non è lì la protesi. Ha dichiarato l'uomo. Infine lei di Cologno ha ringraziato quest'ultimo per il regalo ricevuto, ovvero un tubo enorme con sopra un metro diviso in centimetri, e la scritta serve per la misurazione. Mi sono misurata l'orlo della gonna, ma credo di aver sbagliato. Non me lo spiegare in diretta. Ha detto una sorridente Barbara,